Ciao ragazzi, bentornati sul canale YouTube, nuovo episodio della rubrica Torno a Linux. Siamo arrivati alla 18ª puntata. Insieme oggi ho questo computer vicino a me. Ragazzi, non voglio parlarvi tanto della distribuzione, ma più che altro del computer che io ho acquistato a 88 euro su eBay, ricondizionato da un venditore francese. Erano pochi pezzi, ragazzi, l'ho preso al volo. Questo è un IdeaPad 110 con Intel Celeron 3060, quindi non un mostro. C'è anche un colpo di scena che ve ne parlo dopo, diciamo, un primo sguardo a questo computer. Il senso di questo video è se io posso spendere poco, comprare una macchina non relativamente vecchia, perché questa comunque è del 2006 o 2008, quindi non vecchissima, poi presa in ottime condizioni estetiche perché non ha segni di rottura, l'hardware funziona tutto alla perfezione. Ecco, forse la batteria è un po' più della metà della capacità massima, quindi fra un po' bisognerebbe cambiarla. Ci si mette un SSD e si fa girare Linux, e ve ne parlo meglio, ovviamente, dopo la sigla. Ok ragazzi, il Lenovo IdeaPad ricondizionato è arrivato, 88 euro su eBay. Io già ho aperto qualcosa, vi faccio vedere anche la scocca in buone condizioni, ci sono tutte ma tutte le viti. Qui manca l'adesivo Windows, ecco, c'è questo graffiettino, anche qui è un po', ha perso un po' il colore, ma è tutto davvero, ragazzi, integro. All'interno io ho già rimosso la gabbiettina dell'HDD, che poi arriva con questo, un HDD da 500 della Seagate serie TIN, quindi classico, insomma, abbastanza economico. Windows 10 Home all'interno non attivato, io l'ho solamente provato per vedere se funzionava il computer, comunque funziona, l'ho rimosso subito. Mi è arrivato anche l'alimentatore originale, quindi grande il venditore. E abbiamo anche qui il lettore, ragazzi, DVD, CD, DVD, che ho provato, esce, ma non l'ho poi fatto funzionare, comunque c'è. E l'interno, devo dire, tutto molto pulito, la batteria originale, va bene, tutto abbastanza pulito. Ecco qui un po' di segnettini su questa scocca, è stata sicuramente aperta, ma non mi dà segni di rottura o di colle o quant'altro, quindi sembrano anche le parti, sembrano abbastanza originali con tutti i codici a barre. Intel Celeron 3060, quindi non un top processore sicuramente per girare su Windows, lo proverò con la distribuzione Linux che andrò a farvi scoprire in questo video. 4 GB di memoria RAM saldata, ci dovrebbe essere un altro slot disassemblando anche la scheda qui. Ma io ho deciso per il momento di farvelo provare solo con 4 GB di memoria RAM, poi più avanti, se vedo che arranca un po', aggiungo una scheda. Perché? Perché la distribuzione promette di girare bene con 4 GB di RAM. Così si presenta il davanti. Ah, dimenticavo, la batteria è originale, come originale qui l'alimentatore. Quindi mi è arrivato davvero tutto in una scatola un po' anonima, in cartone, devo dire, spedizione veloce. Ragazzi, la parte priva di rotture, microfonino c'è. Qui, ecco, manca l'adesivo delle caratteristiche dell'IdeaPad di Lenovo, c'è solo l'adesivo Intel Inside. Il touch, ho provato un attimo con Windows, funziona, funziona la cam. Il display è un HD, quindi non un Full HD, comunque anche quello funziona perfettamente. La scocca è in ottime condizioni, l'unica cosa è che c'è qui un piccolo rigo, ecco, se riusciamo a farvelo vedere, che devo dire che, a parte questo, non ha alcun difetto. Ora cosa farò? Ora ci metterò dentro questo SSD. Intanto ho acceso il mio IdeaPad, l'ho messo qui alle mie spalle, avete visto l'unboxing, più o meno unboxing, vi ho descritto un po' esteticamente il dispositivo, il computer, il notebook, vi ho parlato di modifiche, che ho messo un SSD,
ma c'è un colpo di scena, anzi ragazzi ce ne sono due. Il primo è che per mio errore, mio grandissimo errore, quando ho acquistato questo computer non sono andato a informarmi meglio sulla sigla IdeaPad 110, pensavo 4 GB di memoria RAM saldati, più smontando, proprio disassemblando dalla parte opposta del, diciamo, dell'hard disk barra ventola, cioè ci dovrebbe essere uno slot per ulteriori 4 GB di memoria RAM, quindi poterlo portare a 8, e ovviamente si parla di DDR3. Questo, il 115 IdeaPad, vi lascio la sigla, ecco, la state vedendo qui sotto, ragazzi, non ha questo. Ho fatto una ricerca in rete, mi sono così risparmiato di disassemblarlo perché non ha l'espansione, quindi ha solo i 4 GB di memoria RAM. Quindi un po' mi sono dovuto ricredere su quello che volevo installarli. Volevo riprovare, ragazzi, Zorin OS 17, ve l'avevo promesso di riprovarlo, ma non l'ho potuto provare. Il secondo colpo di scena, perché con 4 GB di RAM, ragazzi, no. Secondo colpo di scena che ho installato come distribuzione, prima di quella che vedrete adesso nel video, ossia Linux Mint Cinnamon 21.3 Cinnamon, ragazzi, non XFCE, ho messo Ubuntu Budgie nell'ultima versione, quindi basata sull'ultima distribuzione di Ubuntu. Si installa, funziona, quant'altro, ma l'ho trovata molto scattosa. Seppur le specifiche mi danno i 4 GB di memoria RAM come supportati, cioè va bene, ma poi l'utilizzo è davvero, nel mio caso, con questo processore, con l'Intel Celeron 3060, è davvero, ragazzi, non dico inutilizzabile, ma è abbastanza snervante, soprattutto quando la RAM si inizia a saturare con molta facilità. Quindi Linux Mint Cinnamon andrà bene, basteranno i 4 GB di RAM. Continuiamo con il video. Amici, oggi torniamo a parlare di casefan.com, che è anche lo sponsor di questo video, perché sono tornate le super offerte, davvero ragazzi, incredibili. Oggi vi porto i nuovi codici sconto per acquistare chiavi di attivazione 100% legali per i nostri pacchetti Office, sistemi operativi appunto Windows e tanti altri software. Voglio brevemente raccontarvi del meno 50%, ragazzi, per portarvi a casa Windows 10 Pro a 8 euro, davvero ragazzi incredibile. Windows 11 Pro a 14 euro, ragazzi, si può pagare anche con un sistema loro che comprende PayPal, quindi facilmente tracciabile tutto il nostro pagamento, non ci rubano praticamente i soldi ed è molto semplice nell'utilizzo. Basta, come sta vedendo a video, copiare e incollare il codice sconto, inserire i vostri dati, vi arriverà via mail una chiave di attivazione, la inserite nel software che già avete magari installato nel vostro sistema operativo e voilà, ragazzi, si andrà a registrare. Poi c'è il super codice sconto del meno 62%, non sto scherzando, per i pacchetti Office. Vi faccio un esempio: Office 2021 Pro Plus per una sola macchina l'andiamo a pagare solo 29 euro. Poi ci sono tanti altri software anche per Mac, io vi lascio tutto in descrizione a questo video. Ringrazio ancora Casefan per aver sponsorizzato questa recensione e ci vediamo ad un prossimo video. E ragazzi, facciamo una prova di accensione, quindi io vado a premere il tasto di accensione, do il play, qui vediamo quanto tempo ci mette ad accendersi. Torno a dire, non è un video su insomma su Linux Mint 21.3, perché lo abbiamo già visto, questa è la variante con Cinnamon, ma più che altro se una macchina, ecco, da 80 euro, 100 euro può, comprata ricondizionata in queste condizioni estetiche, può ancora essere buona con Linux e può darci tanto. Eccoci qua, si avvia alla pagina di login, ragazzi, in 30
2 secondi. Ora vi faccio vedere qualcosa a schermo. Sto usando OBS Studio, quindi per registrare lo schermo, quindi andrà sicuramente un po' più a rilento. Dopo andiamo a vedere anche intanto quanta RAM consuma con OBS Studio acceso. Vi torno a dire che abbiamo solo, tra virgolette, 4 GB di memoria RAM DDR3 saldata all'interno. Ora con OBS Studio ho la CPU al 51%, 60%, 65% di qui, abbiamo 1,2 GB usati su 4 GB e abbiamo lo swap allo 0%, quindi diciamo che si comporta, ragazzi, ancora molto bene. Intanto chiudiamo questo e apriamo un po', vi faccio vedere un po' la reattività del nostro sistema operativo. Eccoci qua, magari lo vedrete, torno a dire, un po' forse un po' a scatti perché sto usando appunto OBS, ma non è tanto un video incentrato su Linux Mint, ma più che altro su questa macchina che, presa ad un super prezzo, ricondizionata a 88 euro, io riesco ad usare Cinnamon. Ora vi faccio vedere anche l'info del nostro, informazioni di sistema del nostro computer. Abbiamo Linux Mint 21.3 Cinnamon ovviamente alla 6.0.4, kernel 5.15.0.107. ecco qua, abbiamo il nostro Intel Celeron N3060 dual core da 1.60 GHz, che arriva a in boost, se non ricordo male, 2.4.2.7. abbiamo 4 GB di memoria RAM e qui ho messo all'interno, ho sostituito l'HDD come vi ho detto prima e vi ho messo un SSD della SP da mezzo tera. Vi apro anche YouTube per farvi vedere YouTube, siamo in wifi, ricezione del wifi perfetta, quindi ragazzi anche lato hardware il Bluetooth funziona alla perfezione. Vi faccio sentire anche un po' di audio di sottofondo direttamente da qui. Le casse, ecco, non suonano fortissimo, comunque non gracchiano, quindi anche la qualità audio è buona. Tutta la tastiera funziona, ho provato, non c'è un solo tasto che mi dà problemi. Guardate, io riesco ad usufruire il 1080p, Linux Mint davvero top, ma Linux in generale è top anche su processori, ragazzi, come questi. E sì, ragazzi, su eBay si trovano queste offerte, ma anche su siti come Wallapop. Vi consiglio, nel caso del ricondizionato, ora chi l'ha venduto è un venditore che ho pagato poche spese di spedizione, comunque ragazzi arriva dalla Francia e ricondizionato, ho visto che aveva diversi computer, questo è in buono stato. Quello che mancava è l'adesivino qui, quello laterale rosso con la scritta Lenovo, qualche piccola specifica, e mi sono lasciato ingannare con, pensavo fosse quello che si poteva espandere la RAM fino a 8 giga, invece è la serie 15 che non è possibile farlo, quindi solo 4 GB di memoria RAM. Poi ho cercato un po' in rete, mi sono così evitato di disassemblarlo a vuoto. Ragazzi, poi se qualcuno di voi ha questo computer mi faccia comunque sapere. Per il resto, prendere una macchina simile a 88 euro, che nel momento in cui io, ragazzi, facevo appunto la fotografia, ritagliavo il post e quant'altro, da 6 pezzi ne erano già rimasti 2, ho pagato meno di 10 euro di spese di spedizione, quindi mi è venuto a costare 93-94 euro finito, quindi diciamo meno intorno, ecco, ai 100 euro. Io credo che valga davvero la pena. Questa è una macchina che con Windows 10 Home a bordo, configurazione hardware, davvero fa sudare freddo, soprattutto con HDD. Con SSD forse c'è qualche speranza in più, per il resto si muove davvero bene, dal terminale alla navigazione web, insomma non mi dà alcun, ragazzi, alcun genere di problema. Quindi con meno di 100 euro,
con un po' di fortuna si può tranquillamente prendere una macchina così. Poi sta anche a noi andare a informarci se la macchina esteticamente sta ben messa. Qui, a parte le mie ditate sopra, vi ho fatto vedere prima che non ci sono graffi, rotture o parti non funzionanti. Io credo che Linux Mint 21.3 Cinnamon possa girare anche su questo processore in maniera più che sufficiente, quindi davvero soddisfacente, senza farci snervare più del necessario. Io vi lascio qualcosa in descrizione, magari le descrizioni di questo computer, vi lascio qualche sito se riesco a trovarlo in offerta, perché l'ho visto anche su Amazon a 169 euro ricondizionato, già con SSD credo forse sia un pochettino troppo, però ecco, nel mio caso 88 euro, l'SSD ce l'avevo già in casa, comunque costa 30-40 euro in offerta, vi lo lascio linkato quello che ho usato, in quel caso 30-40 euro una nuova batteria e già si va a spendere 60-70 euro in più. Volendo potete tenerlo anche con HDD e una batteria un po' consumata, se proprio non volete spenderci tanto. Io vi lascio tutti i link in descrizione a questo video, mi raccomando un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale, ci vediamo ad un prossimo video, ciao!